In questo documentario affronteremo la storia di un caso di cronaca molto noto e anche molto antipatico, visto che secondo qualcuno riguarderebbe un nostro connazionale in realtà innocente, ma condannato al carcere a vita negli Stati Uniti d'America. Questa è la storia di Chico Forti, in carcere negli Stati Uniti dal 2000, condannato per l'omicidio di Dale Pike, un assassino dal quale si è sempre detto estraneo. Questa è una storia oscura, una storia fatta di menzogne, di ripensamenti, di armi, di truffe e di complotti. Una storia che parte da lontano e che coinvolge personaggi notissimi come Gianni Versace. E proprio a Gianni Versace sarebbe connessa la storia di Chico Forti, che secondo qualcuno è stato vittima di un complotto della polizia di Miami, città nella quale viveva e nella quale sarebbe stato tradito, pensate un po', dai suoi stessi avvocati che dovevano difenderlo e invece lo hanno scaricato. E tutto per colpa di un documentario che Chico Forti aveva girato. Un documentario che avrebbe messo in cattiva luce proprio la polizia di Miami e che per questo avrebbe avuto motivo per fargliela pagare. Ma le cose stanno davvero così? Chico Forti è un innocente in prigione negli Stati Uniti perché ha osato pestare i piedi alla polizia di Miami? O forse Chico Forti è un assassino? E le prove che lo inchiodano vanno al di là di ogni ragionevole dubbio. Beh, mettetevi comodi. In questa puntata cercheremo di fare chiarezza su chi è e che cosa ha fatto Chico Forti. La nostra storia inizia con un inganno. L'inganno che riguarda il documentario girato da Chico Forti. Un documentario che indaga sulla morte dell'assassino di Gianni Versace, Andrew Cunanan. Un documentario che Chico Forti aveva girato dopo che si era trasferito negli Stati Uniti d'America. Forti era un personaggio che aveva avuto grande successo nello sport, ma nonostante questo non era molto noto al grande pubblico e una volta trasferitosi negli Stati Uniti d'America decise di iniziare una carriera come produttore di audiovisivi. Ed è così che decise di girare quel documentario. Il sorriso della Medusa è il suo titolo ed è la chiave di volta della nostra storia. Per capire di cosa tratta, dobbiamo presentare i suoi protagonisti. Da una parte lo stilista italiano Gianni Versace e dall'altra il suo assassino, Andrew Cunanan. Gianni Versace fu assassinato il 15 luglio 1997 a Miami da Cunanan, un serial killer che prima di lui aveva già ammazzato altre persone. 4. Per la precisione, serial killer, e questa è la parte importante, che si suiciderà meno di 10 giorni dopo l'omicidio di Versace, il 23 luglio del 97, sparandosi alla testa in una casa galleggiante di un quartiere di Miami. Casa che non gli apparteneva, ma in cui si era introdotto illegalmente sfruttando l'assenza dei suoi proprietari e vivendoci per qualche giorno prima di giungere all'estremo gesto. Ma Chico Forti, questa verità non se la beve. Le cose sono andate diversamente, secondo lui. Andrew Cunanan non si è ucciso, è stato assassinato. E soprattutto, potrebbe non essere lui l'assassino di Gianni Versace. Dietro tutta questa storia ci sarebbe niente meno che la polizia di Miami, che avrebbe inscenato il suicidio di Cunanan e coperto tutto. Un piano diabolico per mettere a tacere dei personaggi scomodi e insabbiare tutto quanto con una verità ufficiale di comodo. In sostanza, quello che molti mettono sotto il cappello di teoria del complotto. E così, quando solo qualche mese dopo la pubblicazione di questo scomodo documentario, la polizia di Miami avrebbe trovato cadavere su una spiaggia, Dale Pike, proprio il giorno in cui aveva appuntamento
con Chico Forti che lo è andato a prendere all'aeroporto, ecco che ci sarebbe stata finalmente l'occasione giusta per farla pagare a Chico Forti, quello scomodo documentarista che aveva ridicolizzato l'operato della polizia di Miami in tutto il mondo. Ecco spiegata la storia di Chico Forti secondo chi crede alla sua innocenza. Forti, oggi in carcere, la starebbe pagando per aver smascherato le malefatte della polizia di Miami con un documentario scottante andato in onda in Italia e in Francia. È una storia senza dubbio molto affascinante, ma proviamo a guardare quello che c'è dentro questo documentario. Andiamo a vedere i dettagli di questa pellicola e i dubbi che effettivamente solleva sul caso di QAnon e di Gianni Versace. Se qualcuno fosse interessato, oltretutto, il documentario lo può trovare ancora su YouTube. Basta cercare Il sorriso della Medusa e vedrete che uscirà come primo risultato. Ed è proprio guardandolo quel documentario che questa storia inizia a prendere una piega surreale. Perché in realtà in quella pellicola Chico Forti non sembra riuscire a mettere in discussione la ricostruzione ufficiale dei fatti. Le contestazioni che muove e i dubbi che pone sono banali, quando non addirittura puerili osservazioni sulla scena del crimine. Ve le leggo. Secondo Chico Forti non è realistico che QAnon si sia nascosto in una casa galleggiante priva di vie di fuga, perché questo, secondo lui, sarebbe incompatibile con il comportamento di un latitante in fuga. Ma questa valutazione evidentemente non può essere vera in assoluto e va confrontata con il profilo psicologico dello spree killer QAnon. Forti poi mette in discussione la scelta di QAnon di spararsi stando al piano superiore di quella casa galleggiante. Secondo Forti era più lussuoso il piano terra e QAnon, essendo abituato alla bella vita, non avrebbe avuto motivo per recarsi al piano superiore per uccidersi. Secondo lui avrebbe avuto più senso se si fosse sparato al piano terra, luogo certamente più bello e confortevole. Direi che questa è un'affermazione completamente priva di ogni pregio scientifico e lo sarebbe in termini assoluti, ma lo è ancora di più se si osservano le dinamiche psicologiche di una persona che sta per suicidarsi. Forti poi mette in discussione l'arma usata da QAnon per uccidersi, che ufficialmente sarebbe una calibro 40, ma secondo Chico Forti questa sarebbe incompatibile con i danni rilevati sul cadavere. Si aspettava Forti un cadavere più sfigurato, visto l'importante calibro dell'arma, e invece i danni fisici sul cadavere non sono secondo lui così grandi. Ecco, questa è un'altra contestazione priva di pregio scientifico. In balistica, come nelle altre discipline scientifiche, non ci si può affidare all'intuito e all'immaginazione, ma sono materie che necessitano di studio e sperimentazione. E questo studio e questa sperimentazione rispondono al quesito di Chico Forti. L'arma era compatibile con le ferite. Chico Forti poi nel suo documentario ritiene che QAnon, essendo un serial killer, debba sparare a chiunque gli si pari dinanzi. Nella casa galleggiante in cui c'era QAnon, infatti, mentre si stava per suicidare, entrarono il custode e sua moglie e sentirono lo sparo del suicida, ma non vennero raggiunti da proiettili. Beh, secondo Chico Forti, questo è strano. Un efferato assassino come lui, prima di uccidersi, sentendo delle persone entrare in casa, avrebbe dovuto uccidere loro per prime. Mi ripeto, le dinamiche di un suicida possono non essere razionali, posto che sia razionale ritenere che una persona, siccome è un efferato assassino, debba uccidere chiunque con cui venga in contatto. Infine Forti contesta la superficialità delle indagini condotte dalla polizia. Alcuni elementi secondo lui sarebbero stati trascurati, la comunicazione del ritrovamento del cadavere sarebbe avvenuta in ritardo e altre questioni di questo tipo. Ora, recentemente l'FBI e non la polizia di Miami ha pubblicato un completo report sulla vicenda di Andrew QAnon e sul suo suicidio, smontando tutte le teorie alternative che erano nate attorno a quella vicenda. Anche la criminologa Roberta Bruzzone, che in passato aveva fatto parte proprio del team difensivo di Chico Forti, nel suo libro uscito nel giugno del 2022, Versace, autopsia di un delitto impossibile, ricostruisce la storia dell'omicidio di Gianni Versace
e del suo assassino Andrew Cunanan, ripercorrendo e confermando i dettagli della ricostruzione ufficiale. Ricostruzione ufficiale al tempo messa in discussione da molti, perché c'è da dire anche questo, bisogna calarsi all'epoca dei fatti. E all'epoca dei fatti, avendo questa storia a che fare con nomi eccellenti, come quello di Gianni Versace, ovviamente le teorie alternative e le ipotesi complottiste su questa vicenda si sprecavano sui rotocalchi e nelle trasmissioni televisive. E il documentario di Chico Forti non era che una goccia nel mare in queste narrazioni alternative sui fatti che riguardavano Versace e Cunanan. E se ad oggi quindi è chiaro che non c'è alcun dubbio su come sono andate le cose, bisogna anche chiedersi perché la polizia di Miami avrebbe dovuto prendersela proprio con il suo di documentario, che oltre ad essere una goccia nel mare, era anche stato pubblicato in due lingue soltanto, in italiano e in francese, e non già anche in inglese. Però, se si ammette che quel documentario non poteva mettere in difficoltà la polizia di Miami, bisogna contemporaneamente ammettere che viene a mancare il movente affinché le istituzioni della Florida avrebbero dovuto far pagare qualcosa a Chico Forti, visto che quel qualcosa in realtà non c'è. E non solo. Non si può neanche dire che la polizia di Miami abbia voluto arrestare Chico Forti per forza per un pregiudizio di altro tipo, che so, per esempio nei confronti degli italiani, perché Forti ha sempre ribadito una cosa inquietante, e cioè che i poliziotti il giorno del suo arresto gli strapparono davanti alla faccia le fotografie dei figli, dicendogli: non li vedrai mai più, così impari a parlare male di noi. Accusa che può essere legata soltanto al suo documentario, quindi sostenere che ci siano altre ragioni per discriminare e incastrare Chico Forti significa automaticamente dargli del bugiardo, perché quella scena non sarebbe mai stata possibile in assenza del movente legato al documentario stesso. E in effetti Chico Forti ha mentito, e ha mentito molte volte e su cose diverse, ma questo lo vedremo tra poco. Ma veniamo prima al cuore di questa storia, l'omicidio di Dale Pike, l'avvenimento per cui Chico Forti è stato condannato al carcere a vita, che sta scontando vicino a Miami. Per raccontarvi come sono andati i fatti, devo introdurre un altro personaggio. Un personaggio incredibile, si chiama Anthony Pike ed è il padre della vittima, di Dale Pike, nonché il proprietario di un hotel di Ibiza molto particolare, che si chiama Pike's Hotel. E qui dobbiamo fare un accordo, io e voi. Vi prometto che questa storia sarà interessante, ma voi concedetemi di non spendere decine di preziosi minuti attorno ai dettagli più scabrosi e morbosi che si muovono intorno all'universo del Pike's Hotel. Lo so che è una storia avvincente, perché unisce VIP del calibro di George Michael e di Freddie Mercury a storie di eccessi, droga, sesso e rock and roll. Ma purtroppo il tempo è tiranno e non posso soffermarmi su dettagli come il videoclip degli Wham dove compare Anthony Pike in persona. Però sono sicuro che troverete fiumi di dettagli e aneddoti nei video che ricostruiscono questa vicenda sugli altri canali YouTube. Io però preferisco concentrarmi sul caso di Chico Forti e sulle accuse che gli sono state mosse. Quindi per la storia che stiamo raccontando ci basti sapere che Anthony Pike è il proprietario del Pike's Hotel di Ibiza, il teatro delle sue scorribande, che infine lo hanno anche fatto ammalare di una malattia devastante, l'AIDS, grazie alla quale ha iniziato a sperimentare anche una condizione di demenza che aveva già iniziato a manifestarsi all'epoca dei fatti che stiamo raccontando. Vi faccio breve anche il preambolo. Anthony Pike e Chico Forti a un certo punto si conoscono perché vengono presentati da un vicino di casa di Forti, che conosceva anche Pike. Il suo nome è Thomas Knott, segnatevelo. È un tedesco, un truffatore, e ne parleremo dopo. Fatto sta che a un certo punto Forti e Pike si mettono d'accordo in qualche modo affinché Chico Forti
compri il Pikes Hotel di Ibiza, struttura che in quel momento si trovava in cattive acque, visto che i suoi giorni migliori erano stati durante gli anni 80. Per la compravendita i due pattuiscono una cifra, circa 5 milioni di dollari, un bel gruzzoletto anche per uno come Chico Forti, che in America aveva trovato effettivamente il successo anche dal punto di vista imprenditoriale. Domenica 15 febbraio 1998 la trattativa sembrava già essere indirizzata ad una conclusione positiva. Forti stava per diventare il nuovo proprietario del Pikes Hotel. Aveva anche versato una caparra, poca roba in verità, soltanto 25.000 dollari, ma Anthony Pike dava già per certa la vendita. Tanto che aveva informato amici e familiari. Quel giorno però, il 15 febbraio, il figlio di Anthony Pike, Dale Pike, era diretto a Miami, su un volo che aveva pagato proprio Chico Forti, di tasca sua. Il figlio di Anthony Pike voleva conoscere l'uomo che stava per acquistare l'hotel del padre. E così prende un volo e si dirige in Florida, atterrando all'aeroporto internazionale di Miami. Il programma era questo. Chico Forti sarebbe dovuto andare a prendere Dale all'aeroporto alle 17.30, caricarlo in macchina e poi entrambi andare all'aeroporto di Fort Lauderdale, dove alle 19 dovevano atterrare il padre e il fratello della moglie di Chico Forti, Ether. Una volta radunata questa variopinta comitiva, tutti sarebbero dovuti andare a casa di Forti, perché anche Dale Pike doveva rimanere diversi giorni ospite a casa sua, in attesa dell'arrivo di Anthony Pike, il padre, che però sarebbe giunto in Florida soltanto qualche giorno dopo. Ma le cose non andarono come previsto. Dale Pike arrivò effettivamente all'aeroporto di Miami, come preventivato. Ma poi, anziché rimanere qualche giorno ospite a casa di Forti, venne ritrovato cadavere, il mattino dopo, su una spiaggia di Miami. Il suo corpo fu ritrovato nudo, con due colpi di pistola calibro 22 alla testa e circondato soltanto di alcuni oggetti ed effetti personali. Dopo la macabra scoperta, è chiaro, le indagini si orientarono immediatamente verso Chico Forti. D'altra parte era lui l'ultima persona con cui la vittima aveva un appuntamento. E così i poliziotti che sospettavano di lui decisero di interrogarlo tendendogli però una trappola. Gli fecero credere che fu trovato morto anche il padre di Dale, Anthony Pike. Ma era una menzogna. Anthony Pike era vivo e vegeto e nel frattempo era già stato raggiunto dalla polizia che lo aveva messo al sicuro. Forti però, incalzato così dai poliziotti, rispose all'interrogatorio dicendo che quel giorno sì, si era recato in aeroporto per prelevare Dale Pike come da accordi, ma Dale Pike in aeroporto non c'era. Peccato che anche questa fosse una menzogna. E a dichiararlo sarà lo stesso Forti, pochi giorni dopo, che si ripresenterà alla polizia spontaneamente per ritrattare le sue dichiarazioni. In quell'occasione ammise di aver incontrato effettivamente Dale Pike il giorno del suo arrivo all'aeroporto di Miami e si giustificò di aver mentito dicendo che si era spaventato di fronte alle dichiarazioni della polizia che volevano fargli credere che anche Anthony Pike era stato trovato assassinato. Ma quindi, se Chico Forti effettivamente ha incontrato Dale Pike in aeroporto, che cosa è successo dopo? A spiegarlo è lo stesso Forti. Alle 18 dice incontra Dale Pike in aeroporto ed entrambi devono dirigersi all'aeroporto di Fort Lauderdale. Ma durante il tragitto Dale Pike ha bisogno delle sigarette e quindi Forti si ferma in una stazione di servizio per permettergli di comprarle. Lì Dale però non si limita a comprare le sigarette, ma ne approfitta anche per fare una telefonata. Dopo averla fatta torna in macchina da Chico Forti e gli annuncia un cambio di programma. Non si fermerà più ospite a casa sua. Anzi, a casa sua in quel momento non ci andrà nemmeno. Ha bisogno di un passaggio da un'altra parte perché deve incontrarsi con dei suoi amici con cui rimarrà anche nei giorni successivi. Dale chiede quindi a Forti di accompagnarlo ad un ristorante non lontano dal luogo in cui poi verrà trovato cadavere. Il ristorante si chiama Rusty Pelican e Chico Forti racconta effettivamente di averci accompagnato Dale Pike
di averlo visto salire su un'automobile e poi di essersene andato verso Fort Lauderdale, dove doveva andare a recuperare il suocero e il cognato. Da quel momento in poi di Dale Pike non aveva più saputo nulla, fino al momento in cui non aveva scoperto che era stato ritrovato cadavere su quella spiaggia. Secondo questa ricostruzione, quindi, staremo parlando effettivamente di un innocente chiuso in un carcere americano. Ma questa storia non ha convinto la giuria, che anzi all'unanimità lo ha condannato per aver ucciso Dale Pike. La sentenza è durissima, carcere a vita, e del tipo più duro, di quelli da cui non si può scappare neanche dopo anni di buona condotta. Ma se Forti non è riuscito a convincere la giuria popolare, beh, certamente è riuscito a scaldare i cuori di molti italiani. Sono in tanti, infatti, nel nostro paese ad essere convinti della sua innocenza e a lottare affinché Chico Forti possa avere giustizia, o almeno possa venire a scontare in Italia la sua condanna, forse sperando in una successiva grazia da parte del Presidente della Repubblica. È certo che nell'immaginario collettivo il ricordo di Sacco e Vanzetti è ancora molto vivido, eppure il caso di Chico Forti è ben diverso da così. E adesso vi spiegherò, anzi, vi spiegheremo perché. Per destreggiarmi meglio all'interno dei meandri di questo complesso caso giudiziario, ho chiesto l'aiuto di una persona molto competente in merito. Una persona che peraltro ha la possibilità di avere direttamente a che fare proprio con la polizia di Miami. Lui è Marco Strano, un dirigente in quiescenza della polizia di Stato italiana, psicologo e criminologo, che privatamente studia il caso di Chico Forti da molti anni. Marco Strano, 63 anni, ha iniziato la sua attività professionale negli anni 80 come ufficiale nella divisione unità speciali dell'Arma dei Carabinieri. Poi, dopo l'uccisione del generale Dalla Chiesa, è transitato in un nucleo dei servizi di intelligence occupandosi di indagini sulla criminalità organizzata. E agli inizi degli anni 2000 è transitato come dirigente nella Polizia di Stato, dove inizialmente si è occupato di contrasto alle organizzazioni internazionali di pedofili e in seguito di psicologia investigativa. Nel 2020 ha lasciato la polizia italiana per limiti di età e ha ottenuto un contratto con un dipartimento di polizia della California. Ha scritto una ventina di libri e un centinaio di articoli scientifici su tematiche criminologiche ed investigative. In Italia dirige una Cold Cases Unit privata che si occupa di riaprire casi di omicidio irrisolti. Ho cominciato a interessarmi alla storia, alla vicenda di Chico Forti intorno all'anno 2010, leggendo articoli di giornali, vedendo qualche servizio televisivo, e poi ho cominciato a cercare di acquisire i giornali americani dell'epoca. Ma non solo, perché Marco è stato più volte fisicamente a Miami, in Florida, proprio per andare a studiare i luoghi di questa vicenda. Ha ripercorso gli spostamenti di Chico Forti, lo ha fatto nello stesso periodo dell'anno, è andato a visitare il luogo di ritrovamento del cadavere di Dale Pike, sempre nello stesso periodo dell'anno, e ha anche potuto parlare con i bagnini e le persone che lavoravano proprio in quell'area. Quindi il suo è un punto di vista privilegiato e certamente assolutamente accurato. Ho parlato, per esempio, con i miei colleghi di Miami, alcuni dei quali ricordavano perfettamente questa vicenda. Ma Marco, che è uno studioso riconosciuto che opera all'interno di una rete di professionisti, non si è tenuto tutto per sé. Ha iniziato a discutere anche con i suoi colleghi della vicenda. Ho raccontato il fatto che mi stavo occupando di questo caso anche sui social per chiacchierare con i miei colleghi. E una volta che la notizia del suo interessamento al caso di Chico Forti è diventata pubblica, è successo qualcosa di inquietante. Mi è arrivata una strana email di diffida dalla famiglia Forti, che avevano saputo che mi stavo occupando di questo caso, che volevo leggere e tradurre i giornali americani dell'epoca. E così la famiglia di Forti scrisse a Marco Strano intimandogli di non occuparsi più del caso, perché solo gli incaricati direttamente dai familiari
avevano titolo per studiare la vicenda. Una mail surreale. Non si può diffidare una persona di leggere dei giornali, di studiare e approfondire un caso, soprattutto se questa persona lo fa per lavoro, perché io sono un criminologo. Una mail strana da parte di persone che ritengono che Chico Forti sia stato vittima di un complotto o comunque di un errore giudiziario. Dovrebbero essere loro i primi ad avere interesse che del caso si parli e che lo si studi il più possibile, proprio per portare alla luce le storture di quello che è avvenuto. A quel punto io ho capito che probabilmente c'era qualcosa di molto strano. C'era assolutamente l'interesse di, per nessun motivo, far uscire delle notizie al di là di quelle che erano veicolate dalla difesa e della famiglia. Muro di gomma con cui pare essersi scontrata anche la testata Giornalettismo, uno dei pochi giornali ad aver trattato con grande serietà questa vicenda, soprattutto grazie alla sua firma John B. E questo è stato il primo elemento che mi ha dato dei grossi sospetti sull'innocenza di questo Chico Forti. Beh, io mi immagino, evidentemente mettendomi nei loro panni, che se avessi un familiare rinchiuso ingiustamente in un altro paese, sfrutterei l'occasione il più possibile di avere un criminologo con, tra l'altro, dei contatti diretti proprio con gli Stati Uniti d'America, per fargli studiare il caso e cercare di far luce e portare all'attenzione dell'opinione pubblica quanto più possibile quello che è avvenuto. Avendo dei contatti personali con la polizia di Miami, ho cominciato a mettere il naso in maniera un po' più approfondita nella vicenda. Certo, perché Marco con questi poliziotti effettivamente ci lavora. Io, conoscendo personalmente parecchi appartenenti alla polizia di Miami, soprattutto della sezione CSI, quindi della parte di investigazioni scientifiche, ma non solo, durante i miei viaggi negli Stati Uniti ho percepito un grande malumore rispetto a tutto ciò. E voglio ben vedere, le accuse che gli vengono mosse sono pesantissime. Si accusa uno degli uffici di polizia intanto più efficaci al mondo, più avanzati dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma anche con una grande attenzione per quanto riguarda l'aspetto etico, e si accusano di una cosa gravissima. Peraltro le accuse non sono soltanto rivolte ai poliziotti, perché il complotto, per poter funzionare, deve coinvolgere anche altre figure, tra cui il procuratore, che si chiama Reid Rubin, molto temuto dai poliziotti di Miami proprio perché è conosciuto per aver stroncato la carriera a alcuni poliziotti che sono comportati in maniera scorretta. E quindi è evidente che per Marco Strano, oltre all'aspetto di giustizia, c'è anche un aspetto che riguarda la sua professione e i suoi colleghi. Ho ritenuto di occuparmi di questo caso e salvare l'onore di questi poliziotti, che sono delle persone, oltre che tecnicamente molto preparate, ma anche molto per bene. Ma come si studia una vicenda del genere? Immagino che la prima cosa da fare sia mettere le mani su tutte le carte ufficiali del processo. Gli atti del processo, che sono in possesso della difesa e dei familiari di Chico Forti, non sono stati mai divulgati in Italia. Come non sono stati divulgati? Nessuno ha avuto la possibilità di leggere gli atti processuali originali. Si scopre infatti che la difesa e i familiari ovviamente hanno a loro disposizione tutte le carte del processo, ma mica le hanno rese pubbliche. Si sono limitati a condividere quelle che secondo loro erano necessarie alla loro narrazione. Se qualcuno ritiene che un processo sia stato scorretto e vuole convincere l'opinione pubblica che questo processo è stato scorretto per ottenere consenso, la prima cosa che deve fare è deve consentire all'opinione pubblica di leggere gli atti di questo processo, non raccontare solamente alcune cose che fanno comodo. E qui c'è una importante precisazione da fare, perché anche la politica italiana, ai suoi massimi livelli, si è interessata al caso Chico Forti. Cito una vicenda su tutte, quella che riguarda Luigi Di Maio. Quando era ministro, Di Maio infatti si spese in prima persona per tentare di riportare in Italia Chico Forti, ma né quel governo né altri governi italiani si preoccuparono di recuperare i dossier, le informazioni e le carte ufficiali del processo Chico Forti. Quindi non abbiamo accesso a queste informazioni neanche a livello istituzionale, eppure i governi erano nella condizione di poter accedere a quelle carte. Ma per qualche ragione, pur decidendo di spendersi per Chico Forti, non decisero di accedervi. Ma la domanda ovviamente adesso è d'obbligo: come ha fatto Marco Strano, vista la non disponibilità delle carte ufficiali, a studiare questa vicenda? Intanto la prima operazione che ho fatto è quella di basarmi solo su elementi oggettivi, parlando con delle persone che conoscevano bene lo svolgimento di questo caso, andando sul posto, facendo dei sopralluoghi, cercando quella piccola parte della documentazione processuale che è stata divulgata, ma contando anche sul lavoro di bravissimi giornalisti americani che all'epoca si sono occupati del caso e hanno avuto accesso alle fonti. Quello che vi stiamo per raccontare quindi si basa
su tutte le informazioni oggettive che sono a nostra disposizione. Certo, non sono tutte, ma sono un qualcosa su cui si può ragionare. Vediamo quindi insieme quali sono le ragioni per cui dovremmo dubitare dell'innocenza di Chico Forti. Chico Forti è l'ultima persona che ha visto in vita la vittima. E non l'ha mica vista in un momento qualsiasi. Chico Forti era, nell'ora in cui è avvenuto l'omicidio, nel luogo dove è avvenuto l'omicidio. E questo è oggettivo, scientifico, c'è una prova per dirlo. Con il suo telefono aggancia la cella telefonica vicino alla scena del crimine e l'aggancia in un orario in cui molto ragionevolmente la vittima è stata uccisa. Orario della morte, anche questo in realtà stimato in maniera molto precisa. Lo sappiamo perché il coroner ha individuato l'ora della morte intorno alle 19:30, facendo uno studio durante l'autopsia dei residui di cibo. In particolare ha trovato delle tracce di arance e le arance erano state servite a bordo dell'aereo che aveva preso Del Pike. Con ciò quindi possiamo determinare che Chico Forti si trovava al momento dell'assassinio di Dale Pike nei paraggi di dove Dale Pike è stato ucciso. Ma non è tutto, perché Chico Forti ha anche mentito. Chico Forti ha mentito, cercando di costruirsi un alibi assolutamente poco verosimile. Ha mentito alla polizia, ma ha mentito anche ai propri familiari, anche al padre della vittima, dicendo che lui quel giorno non l'aveva proprio incontrato. Capito? Inizialmente Chico Forti ha negato di aver incontrato Dale Pike, ma questo non lo ha fatto solo di fronte alla polizia, lo ha fatto anche davanti a sua moglie e al padre della vittima. Questo ovviamente finché gli è stato possibile farlo, perché una volta inchiodato con le spalle al muro, grazie ancora una volta al posizionamento del suo cellulare, alle telecamere che lo inquadravano all'aeroporto di Miami, alla fine ha confessato e ha cercato di far credere a tutti di aver mentito davanti alla polizia, perché proprio quest'ultima gli ha messo paura, si era spaventato di fronte alle domande degli inquirenti. Ma il fatto è che Chico Forti aveva iniziato a mentire già molto prima che la polizia lo interrogasse. Aveva infatti mentito alla moglie il pomeriggio stesso in cui andò a prendere Dale Pike e al padre della vittima, Anthony Pike. Forti era un esperto di windsurf, aveva addirittura inventato una manovra che si chiama Killer Loop, quindi una persona abituata agli sport estremi. In più era un pilota d'aereo, un pilota d'elicottero, un imprenditore assolutamente risoluto, quindi immaginare che possa aver avuto paura della polizia è un qualche cosa assolutamente che non ha convinto, anche perché poi lui la stessa menzogna l'ha detta alla moglie, l'ha detta al suo avvocato, l'ha detta al padre della vittima. Quindi è come se non bastasse, c'è un altro elemento che pesa come un macigno: la pistola con cui Dale Pike è stato ucciso, una calibro 22. Aveva acquistato con la sua carta di credito una pistola di quel calibro, che non è neanche un'arma comune per un omicidio. È un calibro relativamente raro nella malavita. La criminalità infatti utilizza altri tipi di pistole. Usa la calibro 9, la 38, la 40, la 357 Magnum, cioè dei calibri più grossi. La cosa sospetta poi è che la calibro 22 che Chico Forti aveva acquistato è scomparsa nel nulla. Quest'arma poi non è stata mai trovata. Forti si è giustificato dicendo che in realtà l'aveva comprata lui con la sua carta di credito, ma era in possesso di un suo amico, questo tal Thomas Knott, questo truffatore. Ok, Forti racconta questo. Dice: quella volta in cui io ho pagato quella pistola calibro 22 con la mia carta di credito, transazione presente effettivamente sul suo estratto conto, in realtà ero in un negozio di armi, non da solo, ma insieme al mio amico Thomas Knott, che stava comprando delle cose, tra cui un fucile, e voleva anche questa pistola. Non avendo però abbastanza soldi, mi ha chiesto di pagarla per lui. Io, con la carta di credito, gli ho fatto questo prestito e in realtà la pistola però non ce l'ho mai avuta nelle mie disponibilità, perché era di Thomas Knott. Io l'ho solo pagata. Non ha convinto la giuria. L'ipotesi è che Chico Forti sia andato insieme al suo amico Knott in questo negozio che vendeva anche armi. Si chiamava Sports Authority. E lì abbia cercato di appioppare al suo amico una pistola da tenere per lui pulita e da utilizzare in caso di necessità. Certo, qualcuno continua a chiedersi come mai Forti abbia pagato la pistola con la sua carta di credito se voleva una pistola pulita, e soprattutto qualcuno si chiede come sia possibile
che non ci sia la certezza da parte del negozio che l'ha venduta di chi sia stata la persona fisicamente a ritirarla. Quello che è saltato fuori è che Sport Authority, come dice il nome, è un grande negozio di articoli sportivi, e come articoli sportivi vengono trattate anche le pistole, non come armi che possono servire per seminare morte. Questo, unito alla grande confusione del negozio, per capirci i commessi passano da una zona all'altra e si interscambiano nei ruoli, fa sì che anche le pistole vengano trattate con relativa leggerezza. Ecco perché nessuno ha potuto confermare con certezza a chi l'ha data fisicamente. La spiegazione più probabile è che Forti abbia chiesto a Thomas Knott di intestarsi questa pistola e l'altro, furbo com'era, d'altra parte parliamo sempre di un truffatore, abbia capito che la situazione era rischiosa e quindi all'ultimo avrà probabilmente simulato di non avere a disposizione i soldi per comprarla. Parliamo di $250, quindi poca roba, e perciò probabilmente a malincuore Chicco Forti ha dovuto tirare fuori la carta di credito e pagarsela da solo. La polizia subito dopo l'omicidio fece anche una perquisizione, oltre che a casa di Forti anche a casa di questo Thomas Knott. Trovò un fucile che Knott aveva comprato di recente, ma non ha trovato assolutamente né la pistola né la scatola che conteneva questa pistola. E qui ovviamente chi sostiene l'innocenza di Chicco Forti dice che questo fatto è la prova della colpevolezza di Thomas Knott, che sarebbe stato lui a far sparire la calibro 22 con cui lui avrebbe ucciso Dale Pike. C'è solo un problema però: Thomas Knott ha un alibi di ferro, perché quella sera aveva una festa in casa sua in cui è rimasto presente dall'inizio alla fine. Chicco Forti ha cercato di scaricare la responsabilità dell'omicidio di Dale Pike su Thomas Knott, ma Thomas Knott aveva un alibi molto solido. Quel giorno aveva organizzato una festa a casa sua a nord di Miami e quindi era molto distante dalla scena del crimine. Io ho ripercorso la strada dall'abitazione di Thomas Knott fino alla scena del crimine diverse volte e l'ho fatto anche nel giorno e nell'orario in cui è avvenuto l'omicidio, quindi nel periodo invernale intorno alle 17:30. Ci vogliono minimo un 45 minuti, un'ora per arrivare da casa di Thomas Knott fino alla scena del crimine. È risultato che lui probabilmente si è assentato quella sera per qualche minuto, ma certamente non per 3 ore. E ovviamente non si può neanche immaginare che abbia commissionato questo omicidio fornendo lui un'arma. Chi mai assolderebbe un killer dandogli una propria pistola e sapendo che quindi quella può essere ricondotta a sé? È ovvio che non ha senso. Se accettiamo quindi l'innocenza di Thomas Knott e la sua estraneità all'omicidio, dobbiamo accettare il fatto che non c'era alcun motivo per lui di far sparire una pistola che era in casa sua, e dobbiamo anche ascoltarlo e sentire quello che ha da dire su questa vicenda. Knott infatti sostiene che quel giorno al negozio di armi lui si è prestato per farsi intestare questa pistola, che però aveva pagato Chicco Forti perché era per lui, e dichiara in effetti di non essere mai entrato in possesso della stessa. Forti quindi era riuscito ad ottenere con uno stratagemma un'arma pulita, salvo per il fatto che purtroppo ha lasciato una traccia, quella sulla carta di credito, che lo riconduce direttamente a quella pistola. Ma le evidenze non finiscono qui. Fortissimo, per esempio, è il peso della prova che riguarda la sabbia. Sabbia che è stata ritrovata sulla macchina, una Land Rover, di Chicco Forti. Sabbia che i periti hanno stabilito provenisse proprio dalla spiaggia dove è avvenuto l'omicidio. Tra l'altro questa automobile solleva molti dubbi. Chicco Forti, a distanza di pochi giorni dal delitto, prima che gli sequestrassero questa macchina, l'ha fatta lavare dalla moglie in maniera molto accurata. Ma quando diciamo molto accurata, intendiamo praticamente maniacale. Tanto è vero che la polizia non ha trovato nessuna traccia della vittima del Pike all'interno dell'autovettura. È riuscito completamente a cancellare le tracce della persona che pure era salita, certamente anche per sua stessa ammissione, su quella automobile. Quindi nessuna impronta digitale, nessun traccia di DNA, quindi vuol dire che è stata fatta una pulizia estremamente accurata. Sembrava quindi non si potesse cavare nulla da quella macchina. Ma a distanza di un po' di giorni, uno dei poliziotti ha avuto l'intuito di fare un controllo più accurato e sopra il gancio di traino, che era protetto da una specie di capsula di plastica, ha trovato questa piccola quantità di sabbia. Sabbia, si fa presto a dire sabbia. Tanti infatti dicono che la sabbia non è una prova. D'altra parte, in tutta la Florida e in tutta Miami certamente c'è quel tipo di sabbia.
E la qualcosa sembra anche un'argomentazione logica, ma non è così. La pedologia, che è la scienza che viene applicata poi nei reparti CSI anche lì a Miami in maniera molto accurata, ci insegna che la sabbia ha delle peculiarità legate, per esempio, a delle sostanze inquinanti, alla presenza di oggetti che nel corso degli anni si sono poi triturati e mischiati a quel campione di sabbia, per cui gli esperti riescono a distinguere anche la sabbia che proviene da due luoghi a distanza di pochi metri l'uno dall'altro. Insomma, la sabbia arriva da quella spiaggia senza alcun dubbio, almeno secondo la scienza. Ma cosa sarebbe successo, secondo Chico Forti, una volta prelevato Dale Pike in aeroporto? Vi ricordate? Ve l'ho raccontato prima. Dice che a un certo punto, durante il tragitto, la vittima gli chiede di fermarsi in un'area di servizio per comprare delle sigarette e fare una telefonata. Sì, quella telefonata che gli fa cambiare idea su quello che dovrà fare nei giorni successivi. Forti racconta che la vittima dice: no, guarda, ho cambiato idea, non voglio più venire a casa tua, portami questo ristorante che si chiama Rusty Pelican, vicino a dove poi è stato ucciso. Ma qui c'è un grossissimo problema. Questa storia non regge, perché quell'area di servizio non è dove doveva trovarsi. Quest'area di servizio, che è stata individuata dalla polizia, in realtà è a sud dell'aeroporto di Miami, non è a nord. E questo rende questa storia non credibile, perché Chico Forti, se vi ricordate, dopo aver prelevato Dale Pike, doveva andare verso l'aeroporto di Fort Lauderdale, che è nella stessa direzione di casa sua, cioè a nord rispetto all'aeroporto di Miami. E invece l'area di servizio si trova a sud. Quindi, perché, anziché andare al secondo appuntamento, quello con il suocero, è andato nella direzione opposta e si è fermato in un'area di servizio molto distante e in direzione contraria rispetto a dove doveva andare? E fino a quel momento non c'erano ancora state modifiche al piano originale. È andato già verso la scena del crimine, quindi già verso sud. E alla fine arriva al famoso ristorante, il Rusty Pelican, dove, secondo il racconto di Chico Forti, avrebbe lasciato Dale Pike per poi perdere completamente le sue tracce, non vederlo più né sentirlo più, fino al momento in cui non è stato informato della sua morte. Tra l'altro ha dato due versioni diverse. Inizialmente ha detto di aver lasciato la vittima davanti alla porta del ristorante e poi di averla vista entrare all'interno del ristorante. Poi, a mio avviso, sospettando che il ristorante potesse essere chiuso in quel giorno o in quell'orario, oppure potesse avere un sistema di videosorveglianza, ha cambiato questa versione durante il processo, dicendo che invece l'aveva lasciato nel parcheggio e poi la vittima era salita su un'autovettura bianca Lexus, guidata da una persona con l'aspetto latino. Peccato però che le Lexus bianche sono tra le automobili più diffuse di Miami, per non parlare delle persone con l'aspetto latino. Ma chi avrebbe chiamato Dale Pike per decidere di non dormire più a casa di Chico Forti e di non essere più suo ospite? In realtà, a un certo punto, Chico Forti dirà che secondo lui Dale Pike doveva incontrare proprio Thomas Knott, che in realtà non conosceva nemmeno. Ma questa versione non durò molto. Rimane solo quindi da capire chi ha chiamato in quell'area di sosta. Ci sarà stato un modo di rintracciare quella telefonata? Anche perché, vicino al corpo della vittima, in effetti c'era una scheda telefonica. Scheda che al suo interno aveva le telefonate fatte da Dale Pike mentre si trovava in aeroporto verso il cellulare di Chico Forti. Ma su questa scheda telefonica che aveva acquistato la vittima, la polizia non ha trovato tracce di questa telefonata fatta nell'area di servizio, e in più nemmeno nel telefono di Forti. Insomma, Dale Pike si sarebbe fermato a questa stazione di servizio per prendere delle sigarette, fare una telefonata, ma senza utilizzare la scheda telefonica che aveva già acquistato, e oltretutto senza neanche farsi prestare il cellulare da Chico Forti. È un pochino sospetto. A tutto questo bisogna aggiungere anche le caratteristiche particolari del luogo in cui è avvenuto l'omicidio. Che Biscayne è un luogo isolato, a quell'ora attorno ai 18:30 buio, non frequentato. Ci sono dei bagnini che hanno dei box sulla spiaggia, ma a quell'ora se ne sono già andati a casa. Sono andato a parlare con alcuni di loro e mi hanno raccontato che d'inverno intorno ai 17:30 se ne tornano a casa. E tra l'altro è un luogo che Chico Forti dovrebbe conoscere. Chico Forti, che essendo un surfista, sapeva benissimo che in quell'ora, in quel giorno, quel luogo era assolutamente isolato. Va bene, abbiamo capito, è tutto sospetto in questa vicenda, ma il movente?
Perché Chico Forti avrebbe dovuto uccidere Dale Pike? Chico Forti aveva un fortissimo movente. E riguarda proprio la relazione tra Dale Pike e suo padre, Anthony Pike, il proprietario del Pike's Hotel di Ibiza. Il padre in quel periodo aveva una condizione mentale non molto serena e quindi i familiari, per tutelarlo, cercavano in qualche modo di capire come si stava muovendo per i suoi affari. Il cui principale, senza dubbio, era la compravendita del suo hotel che stava cedendo a Chico Forti. Dale Pike aveva una procura scritta dal padre per poter trattare questo affare. E ciò significa che aveva un ruolo direttamente all'interno della trattativa, che poteva operare in nome e per conto di suo padre Anthony Pike. Aveva avanzato dei dubbi sulla bontà di questo affare, cioè se questo affare era in realtà qualcosa che conveniva al padre. Se Dale Pike ha dei dubbi sul fatto che questo affare possa essere vantaggioso per il padre, questo è un grossissimo problema per Chico Forti. Era un affare dove Forti si era impegnato economicamente in maniera molto molto forte. L'interessamento di Dale Pike quindi è un problema. La vittima sarebbe stato in grado di bloccare questo affare. Tra l'altro si può ipotizzare che Chico Forti abbia appreso di questa procura avuta da Dale Pike soltanto nel momento in cui è atterrato a Miami e quindi nel momento in cui lui lo ha incontrato di persona. E quindi invece di andare verso casa sua è andato direttamente verso la scena del crimine, dove alla fine Dale Pike ha trovato la morte. Ma se non vi bastasse quanto raccontato fino ad ora, allora dovremmo parlare di tutti i tentativi di depistaggio che Chico Forti ha messo in atto per cercare di far ricadere la colpa su qualcun altro. Ad esempio, ha cercato di far cadere i sospetti su Thomas Knott, inducendolo con uno stratagemma ad allontanarsi da Miami. E ovviamente un Thomas Knott in fuga da Miami non poteva che attirare su di sé le attenzioni della polizia. Da quello che si è saputo, gli ha dato anche dei soldi dicendogli: guarda che la polizia vuole incastrarti per problemi legati alla tua condizione di irregolarità nell'immigrazione, per cui ti consiglio di allontanarti da Miami. E questo glielo dice dopo che il delitto è stato consumato, ma prima che la notizia venga resa pubblica dai media, quindi tecnicamente poteva saperlo solo l'assassino che Dale era morto. Thomas Knott, che inizialmente si era fidato, quando ha capito che era un tentativo di far cadere i sospetti su di lui, è ritornato a Miami e si è messo a disposizione degli investigatori. E un altro tentativo di depistaggio è il modo in cui è stato ritrovato il corpo di Dale. Il cadavere infatti era stato denudato e trascinato in un posto più appartato in mezzo agli alberi. Chico Forti durante il processo ha cercato di far capire che quel tipo di ambiente, quel tipo di attività fosse legata all'ambiente omosessuale, avanzando anche i suoi sospetti che la vittima del Pike avesse tendenze omosessuali. Lo affermò proprio durante il processo. Forti disse che era a conoscenza di possibili tendenze omosessuali di Dale. Dale Pike non era omosessuale, tanto è vero che aveva una fidanzata che lo aspettava a Sydney. E come se non bastasse, quel luogo intanto non era luogo di incontro di omosessuali, ma soprattutto uno staging di quel genere aveva una funzione fondamentale, quella di allontanare i sospetti proprio da Chico Forti. Infatti Chico Forti era notoriamente eterosessuale, anzi aveva la fama proprio di essere un donnaiolo, quindi quale modo migliore per allontanare i sospetti da sé? L'idea che hanno avuto gli investigatori all'epoca e poi la giuria è che quello staging in realtà sia stato fatto proprio da Chico Forti. Ma ci sono anche degli aneddoti inquietanti sul passato di Chico Forti e sulla sua tendenza a risolvere i problemi con il piombo. Un informatore della polizia, Adrian Chilani, Chico Forti non sapeva che fosse un informatore della polizia, era un esperto d'arti marziali che però era anche la guardia del corpo, quindi una serie di lavori legati anche alle armi, ha dichiarato che Forti tempo prima aveva provato a ingaggiarlo per uccidere un avvocato di Miami che in qualche modo stava intracciando i suoi affari. Ma tutto questo, per chi vuole credere all'innocenza di Chico Forti, non conta nulla, e addirittura si arriva spesso a negare anche la realtà, quella oggettiva, come per esempio il fatto che Forti stesse tentando di truffare Anthony Pike con l'acquisto di quell'hotel. I giudici, per una questione di strategia, hanno fatto decadere l'accusa di truffa. La truffa è rimasta il movente dell'omicidio, ma Forti non è stato processato per truffa. Attenzione, questa è una questione tecnica che riguarda il diritto americano. Il reato per cui è stato condannato Chico Forti prevede proprio come presupposto
l'esistenza di un altro reato, che in questo caso è la truffa. Felony murder, un omicidio avvenuto durante la consumazione di un altro crimine. Quindi Forti, oltre ad essere un assassino, formalmente è anche un truffatore. Ed è così per la giustizia americana. Giustizia che dall'Italia, almeno sul caso Chico Forti, si tenta strenuamente di screditare. A questo proposito vorrei spendere due parole sul lavoro di Marco Strano. Lavoro che è confluito in un apprezzatissimo report in lingua inglese che ha raggiunto anche la polizia di Miami. Il mio lavoro di analisi sul caso Chico Forti è confluito in un report nel 2019, è stato distribuito a moltissimi operatori della polizia di Miami, ma anche di altre aree degli Stati Uniti e anche ai vertici istituzionali e giudiziari di Miami. Questo report in qualche modo fa capire che non c'è stata nessuna manipolazione nelle prove. Certo, il report in inglese era destinato agli addetti ai lavori, alla polizia americana, alla procura e alla politica americana. Ma da poco questo report è stato tradotto anche in italiano e reso sotto la forma di un libro. Edito con la casa editrice La Bussola, consentirà anche in Italia, chi è interessato ad approfondire questa vicenda, a sentire anche l'altra campana, ad avere informazioni che possono consentire di farsi un'opinione, a mio avviso, corretta su questo caso, perché fino adesso erano disponibili esclusivamente informazioni che provenivano dalla difesa e quindi erano giustamente di parte. Questo libro si chiama Cherry Picking, che in inglese significa raccogliere le ciliegie, ma in realtà indica quel comportamento conscio o inconscio che ci porta a selezionare solo alcune informazioni, solo alcuni fatti che vanno a confermare ciò che già credevamo di sapere, scartando tutto quello che mette in discussione le nostre credenze. Le persone hanno potuto cogliere esclusivamente delle informazioni parziali, informazioni che provenivano da un versante, vale a dire dalla difesa. Ma posto a questo punto che Chico Forti è colpevole dell'omicidio di Dale Pike, è una persona pericolosa? Che tipo di profilo psicologico ha, secondo Marco Strano? Una personalità intanto incline alla menzogna, incline alla manipolazione, incline anche al tentativo di depistaggio e di accollare la responsabilità a qualcun altro. Beh, qualcosa ci può dire, penso, anche la modalità di omicidio di Dale Pike. Due colpi sparati a una persona che o stava fuggendo o comunque è stata presa alla sprovvista. Un omicidio quindi effettivamente efferato, senza pietà alcuna. Tutto ciò denota un profilo di personalità che ha dei punti di contatto con la psicopatia. Quindi certamente una persona di elevata pericolosità sociale. Sulla pericolosità sociale si è espressa anche l'attuale procuratore di Miami, cioè Catherine Fernandez Randall. Tra l'altro è una democratica, è una persona molto attenta anche alla possibilità di recupero dei detenuti. E anche secondo lei? Abbiamo di fronte a una persona potenzialmente pericolosa dal punto di vista sociale che quindi deve rimanere all'interno di un carcere. Di fronte a tutto questo però, grazie a molte campagne mediatiche e all'interesse di personaggi di rilievo, il caso Chico Forti ha fatto sì che molti italiani in buona fede donassero soldi per tentare di far riaprire il processo a suo carico. Tecnicamente non potrà mai essere riaperto. E quindi quel denaro non potrà essere speso per questo. In realtà negli Stati Uniti in questo periodo sono detenuti parecchi italiani, alcuni dei quali oggettivamente innocenti, semplicemente perché magari erano molto poveri, perché non parlavano bene l'inglese. Io mi chiedo, tutti questi soldi che sono stati raccolti per riaprire un processo a Chico Forti che in realtà non potrà mai essere riaperto, forse potrebbero essere donati alle associazioni, prima tra tutta Amnesty International, ma anche Prigionieri del Silenzio, cioè delle associazioni che si occupano di aiutare gli italiani detenuti all'estero, che molto spesso, non avendo amicizie potenti, un risalto sui media, stanno lì da soli. Credo che, visto che tutti i fondi, i soldi che sono stati dati da persone di buona volontà, che volevano esprimere la solidarietà nei confronti di un nostro connazionale detenuto all'estero, probabilmente la cosa più corretta sarebbe proprio quella di utilizzare quel denaro per aiutare altri italiani che sono all'estero, di cui nessun politico, nessuna persona importante si è occupata nel corso degli anni e che invece probabilmente hanno bisogno di una mano. E come non condividere questa proposta? Ma prima di concludere questo documentario voglio portarvi un'ulteriore testimonianza, quello della dottoressa Ursula Franco. Ursula Franco si è formata professionalmente come medico negli Stati Uniti presso l'Università di Buffalo a New York, dove ha svolto poi per anni attività di ricerca clinica.
clinica. Si occupa da anni di morti accidentali e suicidi scambiati per omicidi e di errori giudiziari. È anche consulente medico investigativo della famosa Cold Case Foundation, un'organizzazione statunitense il cui executive director è il profiler dell'FBI Gregory Cooper. La dottoressa Franco è infine membro di un team internazionale di analisti capitanati dal professor Peter Hyatt, che si occupa di individuare le menzogne attraverso l'analisi delle dichiarazioni rilasciate dai sospettati, pratica che va sotto il nome di statement analysis. Praticamente la statement analysis è una tecnica di analisi delle dichiarazioni. Le dichiarazioni possono essere interrogatori, interviste, lettere, lettere anonime. Attraverso questa tecnica di analisi, che non ci induce a interpretare, ma ci fa capire esattamente che cosa un soggetto dice, noi otteniamo una serie di informazioni anche da chi eventualmente falsifica o dissimula. Quello sul quale noi focalizziamo è ciò che ci aspettiamo che un soggetto innocente dica, e invece analizziamo ciò che dice. Da parte di Chico Forti, quello che salta all'occhio è l'assenza di una negazione credibile, ovvero Chico non ha mai detto "io non ho ucciso Dale Pike, questa è la verità". L'ha fatto dire agli altri, ha manipolato i suoi fans, tanto da indurli poi a attribuire l'omicidio a Thomas Knott. Nelle interviste c'è molto altro. Ha riferito durante un'intervista di essere stato nella spiaggia di Seaward Beach proprio il giorno dell'omicidio. Questo tipo di analisi, diciamo, che grado di affidabilità ha? Sfiora il 100%. È chiaro che non è una prova. Diciamo che però ci dà un'indicazione sulla strada da seguire e restringe il campo. Io sono 10 anni che scrivo sul mio blog e che ho dimostrato che con la statement analysis un caso si risolve in pochi minuti. Basta una telefonata di soccorso. Pur dissimulando, falsificando, un soggetto, se noi siamo bravi, perché la statement analysis si applica in specie se l'interrogatorio e l'intervista sono ben condotti, se non c'è contaminazione da parte di chi intervista o interroga e se l'interrogato viene lasciato libero di parlare, di esprimersi. Proprio nelle tirate oratorie che frequentemente fanno i responsabili di un reato perché hanno bisogno di convincere, troviamo un sacco di informazioni che poi possiamo utilizzare per andare a trovare le prove che ci servono. I soggetti che parlano tanto sono quei soggetti che non possono avvalersi del muro della verità. Infatti i soggetti che dicono la verità non hanno bisogno di convincere nessuno e quindi usano poche parole. Per tutte queste considerazioni la dottoressa Ursula Franco è pienamente convinta della colpevolezza di Chico Forti. Ho scritto anche un pezzo nel libro di Marco e quella è la prova logica. La conferma viene dal fatto che Chico non sia riuscito a negare. E cito testualmente le parole della dottoressa Franco sul libro di Marco Strano: Enrico Forti è un truffatore e un assassino che, finché non è stato inchiodato alle sue responsabilità, ha ritenuto di essere parecchio furbo. Un passato di successi nel campo della manipolazione del prossimo ha portato Chico Forti a credere di potersela cavare dopo aver ucciso Dale Pike, ed invece si è dovuto confrontare con gente più furba di lui, i detective e il prosecutor che hanno indagato sull'omicidio. Ma non sono solo Marco Strano e Ursula Franco ad essersi convinti, con elementi oggettivi alla mano, della colpevolezza di Chico Forti. Voglio citare anche Claudio Giusti, un preparatissimo giurista purtroppo scomparso nel 2021, un uomo da sempre schierato contro la pena di morte, che partecipò anche alla fondazione di Amnesty International Italia. Ecco, Giusti scrisse a proposito di questa vicenda queste parole: in un caso giudiziario ci sono molti modi di mentire e Chico Forti li ha usati tutti. Ha nascosto i fatti, li ha ignorati, distorti e inventati. Ha prodotto una gigantesca montagna di frottole dietro cui celare, senza riuscirci, la sua evidente colpevolezza.
Non si può certo sostenere che Amnesty International abbia una particolare simpatia nei confronti di giudici e poliziotti. Tutt'altro, la sua storia ci insegna esattamente l'opposto. Eppure, sul caso di Chico Forti decisero di non metterci mano, temendo, come peraltro affermato esplicitamente proprio da Claudio Giusti, di perdere credibilità su tutti gli altri casi di cui si stavano occupando. Siamo infine giunti anche alla conclusione di questo documentario. E con le informazioni che abbiamo raccolto e raccontato sino a questo punto, adesso è il momento di guardare in faccia la realtà. Una realtà in cui Chico Forti è l'assassino di Dale Pike. Assassino che ha agito non in uno scatto d'ira, non in un momento di rabbia, ma con premeditazione. L'omicidio di Dale Pike infatti è stato pianificato in una fase di relativa lucidità, così come emerge dalle risultanze delle indagini che sono state effettuate negli Stati Uniti d'America prima di giungere alla condanna definitiva del nostro connazionale Chico Forti. In fondo, il castello accusatorio della procura si basa su quattro solidi pilastri. In primis, Chico Forti non ha un alibi. Secondariamente, ha tentato di depistare le indagini inventando menzogne una dopo l'altra. Aveva certamente un valido movente per agire, quello della truffa nei confronti di Anthony Pike. E infine i tabulati telefonici e la sabbia ritrovata sulla sua automobile lo collocano sulla scena dell'omicidio all'ora in cui è avvenuto il delitto. Inoltre, Chico Forti aveva pagato e possedeva una pistola dello stesso calibro di quella utilizzata per uccidere Dale Pike. Ha cercato di lavare ogni traccia che lo collegava a Dale, a partire da quelle che evidentemente non poteva che aver lasciato sulla sua automobile. E bisogna riconoscere che le indagini effettuate dal Miami-Dade Police Department sono state fatte a regola d'arte. Hanno identificato immediatamente la vittima a partire da un'analisi forense degli oggetti ritrovati vicino al cadavere. Hanno stabilito insieme al coroner con buona approssimazione l'orario del decesso e la causa della morte, nonché il calibro dell'arma che era stata utilizzata per uccidere Dale Pike. Hanno perquisito la dimora di Chico Forti e degli altri soggetti collegati in qualche modo all'omicidio, come per esempio Thomas Knott. Sono riusciti a smontare una per una le menzogne di Chico Forti con una gestione intelligente e professionale degli interrogatori. E soprattutto vorrei dire legittima, visto che in Italia ci piace porre anche il dubbio su questo. Insomma, di fronte a tutto questo io non trovo ragioni per dubitare del lavoro del Miami-Dade Police Department e anche di quello del procuratore Reid Rubin, che hanno agito in realtà in maniera corretta e professionale e sono riusciti a convincere una intera giuria popolare che infatti ha votato il verdetto all'unanimità. So bene che in un paese condizionato dalla giustamente di parte narrazione della difesa di Chico Forti, quello che è emerso in questo documentario potrebbe non essere accolto con grande calore, ma so altrettanto bene che è necessario che gli italiani conoscano anche l'altra faccia della medaglia, l'altra parte della storia, quella che spesso viene omessa per servire ad una narrazione che certamente è legittimamente di parte, ma che bisogna ricordarsi essere sempre e solo un lato della storia. Spero quindi di avervi dato abbastanza elementi su cui riflettere e se aveste altri dubbi o voleste saperne di più su questa vicenda e soprattutto sul lavoro certosino di Marco Strano, beh, io vi rimando proprio al suo libro, qua sotto nella descrizione. Trovate tutti i riferimenti per poterlo acquistare e leggere. Grazie per averci ascoltati. Ci vediamo al prossimo documentario. Come ha scritto Sir Arthur Conan Doyle nel libro La Valle della Paura, costruire teorie prima di aver raccolto i fatti è un errore madornale. Conduce ad adattare i fatti alle teorie invece che adattare le teorie ai fatti.